Signor Sindaco, signore componenti della Giunta, colleghi consiglieri, vi ringrazio di cuore, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Amo la mia città e sento il valore di rappresentarla. Sono stato e sono uomo di parte, orgoglioso dei miei ideali e delle mie bandiere. Ma questa sera mi avete messo un incarico di garanzia che deve tutelare ed assicurare diritti. Conto di servire questo compito con il massimo impegno. La mia parte sarà dunque la legge, le regole, la correttezza amministrativa, la trasparenza. Mi riprometto di tutelare con maggiore attenzione i diritti di chi è pro tempore minoranza. La maggioranza dalla sua la riserva della forza dei numeri, la minoranza solo quella delle regole fatte rispettare. Volevo dare un simbolo a questo impegno e ho pensato di portare qui e di tenere sempre in bella vista la Costituzione. La legge per eccellenza, la nostra Costituzione, della Repubblica Democratica fondata sul lavoro, è nata dalla Resistenza. Vorrei ci assegnassi un compito semplice e grandioso al tempo stesso: accrescere sempre più il ruolo, il prestigio, l'autorevolezza del Consiglio Comunale di Milano, farne il luogo principe del confronto politico e sociale della nostra città, che sappia cogliere e trattare in tempo reale i temi e i fermenti che attraversano la vita quotidiana nostra, che sappia attrarre il rispetto e l'affetto dei milanesi, fare di questo palazzo la casa che tutti considerano come propria, in cui si sceglie di venire per dire e per ascoltare, per dare e per avere, per consigliare e per essere consigliati, e perché no, per protestare, ma per sentirsi sempre orgogliosi di essere milanesi. Cercherò di non invadere le competenze di altri organi, ma chiederò che siano rispettate le prerogative del Consiglio. Chiedo e chiederò al signor Sindaco e agli assessori della nostra Giunta di frequentare assiduamente le nostre sedute. Le istituzioni si nutrono del confronto e diventano migliori ascoltandosi. Noi terremo sempre ben presente, noi consiglieri, che il Sindaco è il primo fra noi che ha avuto un mandato forte dai cittadini. Insieme ricorderemo anche che noi consiglieri siamo, come lui, i rappresentanti del territorio. Questo Consiglio gode di una circostanza eccezionale. Il voto dei milanesi lo ha consacrato come il Consiglio del cambiamento, della svolta. Milano ha rinverdito il suo essere al centro dell'attenzione della nazione. Ha riconquistato lo status che gli spetta, faro a cui guardano tutti gli italiani. Non mi compete quindi la mia funzione fare considerazioni squisitamente politiche. E se spettano, se vorrà, al signor Sindaco, che parlerà ben più autorevolmente di me tra poco. Ma è innegabile che Milano ha invertito, e così smentito fragorosamente chi teorizzava ciò come ineluttabile, la tendenza alla frattura fra cittadini e istituzioni, il non voto come scelta di distacco dalla politica. La partecipazione è stata invece un fatto straordinario. Si è sentito parlare di politica sui tram e nei mercati, in centro e in periferia, come non accadeva da anni. E successivamente il referendum ha confermato il nuovo approccio dell'elettorato. I cittadini hanno deciso di riappropriarsi del loro destino, di occuparsi direttamente dei temi fondamentali della loro esistenza, dei beni comuni, della qualità del vita, della loro città. E lo hanno fatto passando per le vie istituzionali, per le forme democratiche del confronto, per gli strumenti della nostra architettura istituzionale, i consigli di zona, il consiglio comunale, il referendum. Non era del tutto scontato che accadesse così. Hanno scelto i milanesi di gestire il cambiamento non contro, ma dentro gli ambiti istituzionali. Hanno creduto in questa via e ci hanno dato un mandato pesante. Da qualunque collocazione, maggioranza e opposizione, la si guardi in questa consigliatura è figlia di queste straordinarie settimane di maggio e di giugno,
che i volti delle gioie delle sue piazze non potranno portare i tratti distintivi. Credo di poter dire, e mi scuserete di modestia perché sono consapevole di attribuirmi così un grande onore, che la elezione presidente di questo Consiglio, al di là del riconoscimento alla mia parte politica, di una persona con il mio percorso sarebbe stata impensabile senza quel clima. Nel risulto della valorizzazione assoluta della partecipazione, considero doveroso indicare come prima scelta di questa Presidenza, svolti gli atti dovuti e quando se ne sarà compiuta la configurazione attraverso l'elezione dell'ufficio di Presidenza, ma forse anche prima, quella di un incontro ufficiale con i rappresentanti milanesi dei comitati per il referendum. Dei referendum nazionali per quanto attiene alle materie di competenza del Comune, l'acqua direttamente, il mondiale per entrambi gli attuali, al fine di allineare la volontà popolare e modalità di gestione, in particolare per quanto attiene al ciclo dell'acqua. E dei referendum locali, per assicurare un veloce compimento, nel rispetto delle specifiche competenze di giunta e di consiglio, delle procedure per recepire e realizzare la volontà milanese. Analogo impegno intendo assumere per la costituzione della commissione antimafia. Essa risponde alle aspettative della città, è necessaria di fronte ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Schierare decisamente la nostra istituzione sul fronte della difesa della legalità sarà anche un segnale inequivocabile di vicinanza e apprezzamento nei confronti del lavoro della magistratura milanese. Daremo importanza al decentramento, lavorerò per proporvi regolari incontri e fattiva collaborazione tra Consiglio Comunale e Presidente al fine di affidare loro da subito tutti i poteri e i compiti consentiti e nella prospettiva di un futuro status di municipalità. Penso altresì ad un ruolo attivo della Presidenza del Consiglio per favorire il confronto con le forme di partecipazione diretta, consulti, associazioni, comitati, rappresentanti degli utenti, dei servizi, eccetera, che la città si è data e si darà, offrendo anche collaborazione, strumentazioni e riconoscimenti ad esperienze di cittadinanza attiva. Non sciuperemo, ne sono certo, anzi coltiveremo con cura la disponibilità dei cittadini a confidare nelle loro rappresentanze istituzionali, occupandoci della loro quotidianità, con un occhio di riguardo per chi ha meno difese e ha maggiori attese, speranze e progetti, cioè i giovani, e chi ha maggiori bisogni, gli anziani. Con l'attenzione prioritaria ai temi del lavoro, della sua sicurezza, alla piaga del precariato che non dà prospettive, del lavoro nero, dei diritti negati. La crisi che stiamo attraversando ha fatto sì che anche a Milano molti vivano ai confini, spesso valicati dalla soglia di povertà. Sono essi che devono essere al centro della nostra attenzione. Anche pensando a questa realtà, si rafforza in me l'impegno a proporre una pratica di sobrietà e di rigore nella nostra condizione di vita. Mi muoverò in questo senso. Non possiamo apparire fruitori di privilegi, fare ostentazione di sprechi. Di converso altrettanta fermezza manifesterò per difendere da luoghi comuni e leggende metropolitane lo spirito di servizio, la dedizione che è alla base dell'impegno civico della stragrande maggioranza dei consiglieri comunali, dei consiglieri di zona, delle persone che in modo volontario hanno messo nel teatro le loro competenze, i loro saperi, le loro energie al servizio della città. Lo faremo mettendo a disposizione con la massima trasparenza, oggi favorita dalle nuove tecnologie, ogni informazione che ci riguarda, così che la forza dei dati e della realtà possa tutelare più di qualsiasi parola. Ho parlato di noi consiglieri, ma vorrei anche dire su chi lavora con noi, i dipendenti del Comune. Lavorerò per dare dignità, onore, orgoglio ai dipendenti pubblici. Nulla di buono potremo fare senza la loro collaborazione e sono sicuro che questa collaborazione la avremo. E avremo anche di più, moltiplicazione degli sforzi, condivisione degli obiettivi, anche entusiasmo, se motiveremo il loro lavoro riconoscendo meriti e capacità, mettendo fine a torti e mortificazioni, dando fiducia e speranza a chi crede in quel che fa.
sa dialogare per il prossimo tra la collettività. Utilizzando le risorse che ci sono in modo equilibrato e virtuoso per superare il precariato ed il lavoro sottopagato e ricercandone altre laddove operazioni clientelari da archiviare rapidamente hanno creato sprechi e sperequazioni che nulla hanno a che fare con la buona amministrazione. Un appello vorrei fare anche ai nostri amici della stampa. Anche voi siete essenziali nel rilancio del ruolo del Consiglio. Se ci volete dare dei consigli, li ascolteremo ben volentieri e cercheremo di creare le condizioni perché possiate lavorare meglio. Vi chiedo di riscoprire il gusto di essere i cronisti di quanto avviene nel Consiglio, perché questo ci stimolerà a lavorare meglio e ci spingerà a far sì che qui, in quest'aula e non altrove, avvenga il confronto tra i rappresentanti della città. Ho delineato propositi e qualche criticità. Con l'impegno di tutti, se ci crederemo, faremo un Consiglio comunale migliore. Ci aiuteranno i cittadini se ci sentiranno dalla loro parte. Ci riprenderanno se sarà necessario. E le critiche sono sempre meglio che il disinteresse, l'indifferenza. La nostra città, ed è questa la sua grandezza, sa trovare, anche quando non sembra esserci più speranza, il colpo d'ala. Milano ha sempre trovato chi, con autorevolezza, prestigio, saggezza, la ripresa quando si venivano perdendo le coordinate giuste, i riferimenti appropriati, i valori che l'hanno resa grande. Siamo la città in cui hanno esercitato il loro magistero il cardinale Martini e il cardinale Tettamarzi, chiamandoci a guardare al prossimo, all'accoglienza, all'integrazione, alla ricerca della coesione sociale, all'attenzione verso i nuovi milanesi. Siamo la città in cui non si è mai spento il contributo del pensiero laico a tutela e per l'estensione dei diritti civili, in cui è forte l'influenza dell'intelligenza diffusa e della cultura, in cui la società civile illuminata non si è mai arresa. Siamo il territorio in cui i sindacati e le diverse rappresentanze del mondo del lavoro hanno mantenuto ruolo e credibilità, capacità di orientamento verso il bene collettivo. Certo, le condizioni sono difficili, ma credo di poter dire che Milano si sia ritrovata in questi giorni con più coraggio e più fiducia in se stessa. E più coraggio da noi, che siamo chiamati a rappresentarla, e dal sindaco e dalla giunta, che devono guidarla. Forse è il tempo in cui si può osare chiedere a chi più ha di più dare, per non negare a chi ha bisogno quando è necessario. Forse davvero Milano, ha scelto di praticare la buona politica che Don Milano, tanti anni fa, ha definito in un modo insuperabile. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne da soli è la grazia.